tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, visto che ieri è l'onomastico di mio fratello, a me ha portato i regali e chiaramente ne ha portato anche uno a me. C'è questo puzzle 3D che è un portapenne di Harry Potter, visto che io sono una fan di Harry Potter perché mi piace un botto. Tengo un botto di cose nell'armadio che mi ha regalato, cioè mia zia, perché sennò chi me le regala? E vabbè, alcune cose anche ai miei genitori, eh. E oggi lo voglio costruire con voi. Bene, ora iniziamo. Questa è la base, che si dovrebbe mettere così. Dovremmo iniziare con le basi. Userò questo modellino un po' per regolarmi. Mi è venuta un'idea. Metterò tutti i pezzi qua sopra, girati in modo da vedere il numero. Così, per esempio, qua dietro. No, è facile. Oh, questa è imbroglia, non funziona così. Devi usarlo come se fosse un puzzle vero, no? No. Sì, come un puzzle. Forza. Va bene. Guarda che cosa ho trovato. Grazie, mamma, è il mio secondo nome. Yeah, abbiamo i primi pezzi. Ok, ecco qua. Oddio. Continuiamo. Lo monto io il video, quindi no, lo montavamo perché lo sto facendo con la GoPro. Vabbè, ma niente, continuiamo a imbrogliare questo qua. Si attacca. Ma capito dove era? Non ho capito. Mamma che è venuta, devo fare una cosa visto che stavo imbrogliando. Imbroglio! Ecco qua, sta iniziando a formare, solo che ci sono tipo 100 pezzi. Allora, ho trovato 20, 21 e 22. 21 meno 145, le UAP, i morti, e qui, qua, che ho iniziato a parlare una lingua strana io. 8 mesi. Adesso sono io, posso mettere tutte queste cose. Con l'11 per andare a finire i 10. Sto scemando. Ecco. Ma passavo sotto i miei occhi, non l'avevo visto. Ecco qua. Ho riattaccato le due TV. Che si sono staccate di nuovo. Ecco qua. Un applauso! Io sono la 23esima. Che 54. E mancano i capelli di rimotta. Che emozione. Ho finito. Applausi. Allora, ragazzi, eccolo qui. Ora qui dentro ci metterò qualcosa bellissimo. Questo portapenne mi sono divertita. Un sacco, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!